Salve cari amici, eccoci nuovamente giunti a un ulteriore video. Chi vi parla è sempre Alessio Evangelisti, felici di tornare nuovamente con voi. Bene, questo video diciamo che è stato richiesto da alcune persone che veramente è molto tempo che mi avete scritto, veramente sono molti mesi, mesi, mesi e mesi e come dire, non avevo la minima intenzione di né rispondere alle mail né tantomeno fare un video, ma a quanto pare ultimamente sto facendo parecchi video che avevo deciso fin dal primo momento di non fare. È proprio vero che non bisogna mai dire mai. Bene. E quindi vogliamo fare questo video perché ci troviamo alla fine dei tempi. Il Signore sta per suonare la tromba. La Chiesa sta per essere tolta e sta per iniziare quello che è conosciuto nella parola di Dio con veramente molti nomi: in quel giorno, il giorno del Signore, in quel tempo, la grande tribolazione, l'ira di Dio. Insomma, i nomi sono veramente tanti. E mai come oggi possiamo dire che la Chiesa viene attaccata. E la Chiesa sta per attraversare, diciamo, un momento molto, molto, molto difficile. La persecuzione ormai è in atto. Stiamo vedendo come il risveglio del male sempre vi è più globale. Oggi si marcia per tutto, si marcia per la libertà degli omosessuali, si marcia per la libertà degli aborti. Si marcia per la libertà dell'eutanasia, si marcia per la libertà di drogarsi, di fare uso di cannabis. Tutte marce che, se ci fate caso, non portano nulla di buono all'uomo. E guai se qualcuno si pronuncia a favore della vita, contro gli aborti, guai se qualcuno osa sollevare la propria voce nel nome di Dio. E dire che c'è un Dio che guarda, vede, osserva, è presente e giudicherà l'umanità. No, no, queste persone vengono messe a tacere. Nessuno si preoccupa di quello che succede in mezzo alla strada, fin tanto non ti toccano direttamente. Se si vedono delle donne schiave in mezzo alla strada perché sono costrette a prostituirsi, si fa finta di niente e si dice no, ma sono libere, quando in verità ognuno di noi sa che qui la mafia non è mai stata abbattuta. È quello che ci vogliono far credere, che la mafia sia stata abbattuta, ma la mafia non è stata abbattuta. Sì, sono stati fatti degli importanti arresti, e grazie a Dio per questo, ma non è stata abbattuta la mafia. Forse è stata in qualche modo messa in ginocchio Cosa Nostra. Su quello non ci piove. Vedi Totorina, vedi Denaro, vedi tutti i vari paladini di questi mondi, ma ancora oggi la mafia continua a esistere. Non è più Cosa Nostra, ora è altro, ma è mafia. La massoneria che cos'è? Perché oggigiorno non c'è libertà di niente? Oggigiorno non sei libero di aprirti un'attività e vivere in pace in nessuna parte del bel paese, e concedetemelo anche del mondo. Eppure, a quanto pare, la mafia sarebbe stata abbattuta. Ma de facto nessuno può avere un'attività e vivere in pace. Quindi questa cosa continua. E quindi vediamo che il male dilaga sempre di più, fino ad arrivare a un punto che ormai non si riesce neanche più a vedere il sole. Ebbene sì, ora il male, che viene capeggiato dal principe del presente secolo, che è Satana, il male vuole infliggere l'ultimo colpo mortale all'umanità e in primis alla Chiesa di Gesù Cristo. La Chiesa di Gesù Cristo è il nemico numero uno del Satanasso. E quando parliamo di Chiesa, di Gesù Cristo, ovviamente non stiamo parlando di 1.200.000 cristiani, o se ci vogliamo mettere anche i cattolici, 2 miliardi e mezzo. No, no, quando parliamo di Chiesa di Gesù Cristo, stiamo parlando di tutto il mondo cristiano,
concedetemi togliere un attimo il mondo cattolico, il restante 1,2 miliardi, quando parliamo di Chiesa di Gesù Cristo, stiamo parlando di quel 1,2 miliardi, sì e no, il 5%. Questa è la Chiesa di Gesù Cristo, il 5%, e mi sono tenuto largo. Quando il Signore Gesù dice che noi siamo una greggia piccola, il piccolo è molto letterale. Ma mando alle ciance e veniamo subito, diciamo, iniziamo a entrare in quello che è l'oggetto centrale di questo video. Sarà un video molto molto importante che alcuni di voi, ripetiamo, ci avete scritto e ci avete chiesto qual è il, alcuni ci avete chiesto qual sia il nostro parere, altri invece non ci avete chiesto qual è il nostro parere, piuttosto di pronunciarci a riguardo davanti a questi scandali. Bene, e questo è il video, finalmente dopo tantissimo tempo, di risposta. Sì, ci pronunceremo, ma non tanto noi quanto vi faremo vedere i filmati. Bene, ora, siccome ci sono sempre i soliti, perché sappiamo che la Chiesa è piccola, la Chiesa è il 5 sì e no per cento, i soliti ignoti che sempre ti denunciano, che non hai amore, che non è qui, che non è lì, che chi ti credi di essere, vogliamo ricordare qualche cosa che ci sta molto a cuore. Come già detto in prefazione, appunto, molti arresti sono stati fatti, gloria a Dio per questo, anche se comunque il male rimane, perché si trova nelle più alte sfere. Non dimentichiamo quello che er Satanasso gli ha detto al Signore Gesù in Matteo capitolo 4, tutti i regni mi sono stati dati. Ora, se tutti i regni sono stati dati temporalmente al Satanasso, significa che lui nei regni del mondo ci mette ovviamente i propri figli. Ecco qui che i regni del mondo vengono governati anticamente, diciamo, fino a poco fa, dai governi, e poi in, come dire, in successione c'è stato l'arrocco e sono subentrati i privati, perché tutto è stato privatizzato e adesso abbiamo appunto i privati, le banche, insomma i poteri forti e occulti. Ma veniamo a noi. In questo mondo, chi trasgredisce la legge di questo mondo, le leggi di questo mondo, chi le trasgredisce viene punito. Se tu sei un cittadino del mondo, italiano, rumeno, tedesco, giapponese, indiano, russo, sudamericano, centroamericano, quello che ti pare, in qualsiasi nazione tu ti trovi, se commetti un reato, se trasgredisci la legge, dove ti trovi, commetti reato e vieni punito. E tutti quanti, almeno con la bocca, sono pronti a denunciare i reati quando vengono commessi. Bene. Anche se la, come dire, la denuncia non viene messa nero su bianco in una notifica, in una notizia di reato, comunque con la bocca, bene o male, tutti si denuncia il male. Bene. E poi la persona che ha commesso il reato, come dire, prima viene indagato, viene posto sotto inchiesta, insomma c'è tutto un procedimento, alla fine appunto c'è il giudizio e il verdetto finale da parte della giustizia, laddove questa un po' funziona. Bene. Grazie al valore di molti uomini che hanno dato addirittura la propria vita, vogliamo ricordare il buon Borsellino e il buon Falcone, che hanno perso la vita, e come questi uomini di grande esempio hanno lasciato la propria pelle al fin di bene, al fin di proteggere l'umanità, proteggere i propri paesani. Quando dico paesani non intendo i siciliani, intendo noi italiani. Noi siamo una nazione, non siamo divisi. Queste sciocchezze che siamo divisi, nord, sud, centro. Siamo tutti paesani, siamo tutti italiani. Vogliamoci bene. E quindi ci sono stati uomini che per proclamare la giustizia, per difendere la giustizia, per difendere le leggi, non solo le leggi, ma proprio quello che è l'essenza dell'essere umano, il fare il bene, ci hanno lasciato la propria pelle,
detto in maniera molto, diciamo, come viene. Bene. E ovviamente questo non piace a tutti. Ad alcuni piace, nel senso che molte persone sono fiere di aver avuto dei paesani così, degli italiani di questo calibro, e noi siamo fieri, ringraziamo Dio per questi uomini che si sono battuti per combattere il male, ma a molti altri purtroppo non piace, perché anche loro sono dei criminali, come quelli che sono stati indagati appunto da molti uomini delle forze dell'ordine. Bene, come già detto, c'è una grande persecuzione nei confronti proprio dell'umanità da parte del male. Chiamalo come vuoi, chiamalo nuovo ordine mondiale, chiamalo poteri occulti, chiamalo El Satanasso, chiamalo come vuoi, o sei cristiano o non sei cristiano, non mi puoi dire che non c'è una vera e propria cospirazione nei confronti dell'umanità, nel voler diminuire l'umanità, nel voler infliggere un nuovo colpo, riportare in atto quelli che erano i vecchi feudi, dove pochi comandano su molti con grande asprezza. E siccome siamo più di 7 miliardi, non siamo molto governabili. Ecco qui che si promuove la morte con gli aborti, con le droghe, con le guerre, con le dissensioni, eccetera, eccetera, eccetera. Bene. E c'è una grande persecuzione nei confronti della verità in ogni ambiente, ovviamente non per ultimo la rete. Oggi vanno in voga molte parole, tipo tu non hai amore, ma non sto parlando adesso del cristianesimo, sto parlando del, diciamo, del mondo che ci circonda. Su YouTube ti bannano con molta facilità per dirti tu stai pronunciando parole di odio, tu stai pronunciando parole non di amore. Wow, incredibile. Abbiamo fatto un video sull'aborto e siccome a qualcuno non gli è andato bene, ha deciso di sottoporlo, quello che abbiamo fatto noi, no? Quello che abbiamo caricato, che è stato fatto dai medici, quello siamo stati noi a sotto consiglio, a metterlo, come dire, lo possono guardare solamente i maggiorenni. Ma quello che abbiamo fatto noi non avevamo optato per questo. E insomma, YouTube ha deciso di ascoltare qualcuno e di mettere il video, come dire, che si può guardare solamente se sei maggiorenne. Ora però, quando i satanisti fanno i video, quando i maghi fanno i video, quando fanno vedere video dove vengono fatti dei sacrifici, anche se non si vede bene, dove viene proposto il satanismo, dove viene proposto l'aborto, hanno appena fatto un video adesso che è presente sulla rete, che c'è stata una riunione, dove stanno promuovendo negli Stati Uniti la pedofilia e stanno dicendo che i pedofili sarebbero persone semplicemente con delle preferenze diverse. Ovviamente questi video non solo non vengono bannati, ma neanche vengono, come dire, censurati ai minorenni. Ma quando noi facciamo un video sull'aborto, dove denunciamo l'aborto, che si tratta di un assassinato, di un omicidio, ovviamente questo non va detto. E quindi queste vengono classificate dalla stessa società, non solo di YouTube, ma in generale, perché comunque YouTube c'ha un capoccia, come parole senza amore. Già, quando sei contro il sistema, quando denunci il male fuori dalla Chiesa, dentro la Chiesa, ovunque, sei una persona che promuove parole prive di amore. Vi suona questa parola? Vi suona, per chi segue i nostri video? Parole senza amore. L'avete mai sentita questa frase nella bocca di chi parla? Parole senza amore. Siete mai andati a leggere sotto i commenti dei video quando dei novelli appena nati di nuovo, che liberati, che Dio li benedica, però poi lì c'è tutto un discorso, perché che Dio t'ha salvato, ti ha liberato e poi ti metti a predicare un Vangelo diverso? Beh, no.
Dio non ti ha chiamato, non ti ha liberato perché tu poi vai a predicare un Vangelo diverso. E allora questi ci scrivono e ci dicono che noi non abbiamo amore. Ora, chi dice che noi non abbiamo amore, per chi ha amore? Se noi non facciamo altro che denunciare la menzogna. Ma andiamo piano, andiamo veramente piano. Quindi il sistema, il mondo non cristiano, accusa tutti coloro che non la pensano come il sistema, non si adeguano, non vogliono che tu hai una tua mente, una tua libertà di espressione, iniziano col dire che noi abbiamo parole prive di amore. Benissimo. Fin dall'antichità, Dio, nella sua parola, ha stabilito ciò che è bene, ciò che è male, giudici che potessero giudicare ciò che è giusto, ciò che non è giusto. Io qui ho, come sempre, la mia Bibbia e adesso vado ad aprire Deuteronomio 16. Deuteronomio 16. Allora. Deuteronomio 16. Eccolo qua. Leggeremo sempre nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, benedetto in eterno. Amen. Deuteronomio 16, dal verso 18, dice: costituisciti dei giudici e degli ufficiali in tutte le tue città, le quali il Signore Dio tuo ti dà per le tribù, e giudichino essi il popolo con giusto giudizio. Un popolo, una nazione, una mera famiglia di solo tre persone, senza qualcuno che giudichi, giudicare significa valutare se una cosa è giusta o sbagliata, non significa condannare, perché qui c'è proprio ignoranza grammaticale di italiano, eh? La gente confonde i termini giudicare, condannare, valutare, insegnare, predicare, cose diverse. Uno giudica e dicono: ah, tu mi stai mandando all'inferno. No, io sto valutando se quello che tu fai, dici, è giusto, è sbagliato, è biblico, non è biblico nel nostro caso. Una famiglia senza qualcuno che giudichi è una famiglia destinata al naufragio. I figli faranno quello che vorranno, cresceranno senza educazione, andranno dove vorranno, entreranno e usciranno di casa quando vorranno, frequenteranno chiunque vorranno frequentare, cominceranno a prendere brutte abitudini, brutte amicizie, brutte strade, uso di cose non buone, vedi la droga, l'alcol, la promiscuità sessuale, perché manca il giudicio. Manca qualcuno che con pugno fermo giudichi ciò che si deve fare, ciò che non si deve fare, in virtù del fatto di ciò che sia o non sia buono. Deuteronomio 17,9, Deuteronomio 19,18 continua a promuovere queste cose, cioè che ci siano nel popolo, nella famiglia, nella città, nel paese, nella nazione, nel continente, nel mondo dei giudici. E se ci sono dei giudici, ci deve essere qualcuno che mantenga ordine, che sia il braccio esecutivo da quello che sarebbe appunto, in un certo qual senso, il braccio legislativo, anche se questo potere, il potere giudiziale, non c'entra niente col potere legislativo. Però, nell'Antico Testamento non erano poi così distanti. Ma questa è un'altra storia. Quindi, si trattava nell'Antico Testamento, visto che questo video va indirizzato unicamente in linea di massima ai cristiani, scusate se era oscurato il desktop, va bene così, si trattava di stabilire anche i danni che un fratello facesse a un altro fratello. Ora, la domanda del milione è: qual è il danno più grave che un essere umano, un figliolo di Dio,
nato di nuovo, qual è il danno più grande che possa ricevere? Il danno più grande che un figliuolo di Dio possa ricevere è che gli venga insegnata la menzogna al posto della verità. Un falso evangelo. Non temiate, ha detto l'apostolo, a chi uccide il corpo. Temiate piuttosto a chi, dopo aver ucciso il corpo, ha la potestà di gettare nell'inferno. Il peccato, le cattive dottrine, le dottrine non bibliche, che ti vengono presentate in alcuni casi completamente antibibliche, in altri casi mezzo biblico, mezzo non biblico, in altri casi 99% biblico e l'1% non biblico, quell'1% che basta per dire ero quasi arrivato alla fine, ma proprio all'ultimo mi sono perso, e già per quel pezzettino ti sei giocato l'anima. Quindi il male più grande che l'essere umano può ricevere, che il figliuolo di Dio nello specifico può ricevere, è quello di ricevere, scusate le ripetizioni, quello di ricevere un falso insegnamento, un falso Vangelo. Ecco l'importanza di vegliare, ecco l'importanza anche dei ministeri veri, ecco l'importanza che i giovani nella fede devono essere ammaestrati, e no che nasci oggi, già ti danno un ministerio, già vai qui, vai là, senza essere provati. Dice la Bibbia che prima devi essere provato e poi chiamato. Ma oggigiorno nessuno vuole più rispettare i tempi. Già. La domanda del milione che io pongo è la seguente: perché, se il mondo, i pagani, i figli non di Dio, denunciano il male, denunciano la mafia, denunciano la massoneria, denunciano la camorra, denunciano chi ruba, denunciano il malaffare, denunciano chi si comporta male, denunciano chi fa del male, chi violenta, chi stupra, eccetera, 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 perché queste persone, oh bene, fa bene ad alzare la propria voce? Tipo quel signore là, che non voglio fare il nome, che va in giro per le piazze, nelle librerie, nelle riunioni e grida ai politici che sono questo, che sono quest'altro, prova, porta delle prove, eccetera, 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 grida tutto a posto. Tutto a posto, tutti quei pochi che lo fanno, o molti, non è questo il punto, tutti dicono bene, fa bene ad alzare la propria voce, ma quando noi, figli di Dio, annunciamo l'Evangelo, ovvero denunciamo gli infiltrati dentro la Chiesa, i massoni pastori che stanno in massoneria, falsi ministri, gesuiti infiltrati, apostati, empi, quando noi denunciamo questi, no. No, non si può fare. Tu non hai amore. Non hai amore. Già, io non ho amore. Come praticamente tutti gli uomini che sono passati dalla Genesi all'Apocalisse, che hanno adottato lo stesso comportamento. Già, tu non hai amore. Tu invece, che hai tanto amore, e non vuoi denunciare il male, quindi lo difendi, quindi tu chi ami? Il male e non il bene. Vedi, caro mio, e qui non sto, la frase che sto per tirar fuori è una frase shock, ma non lo circoscrivete al bel paese, all'Italia, perché io sono stato moltissimi anni all'estero e è da lì più che altro che vengono queste cose, non tanto qui in Italia. Quindi non mi voglio riferire a nessuno con questo che sto per dire, ma mi riferisco a tutta la Chiesa. Ascoltami bene. Non basta uno zaino sulla spalla o un microfono qui sulla webcam, mi ci metto pure io, così non destiamo, eh? Non basta uno zaino sulla spalla, girasse tutta l'Italia o la propria città, tutte le piazze, dicendo Gesù, 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 non basta quello. Se poi nel dire Gesù, 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 Gesù è il Signore, ravvediti destra e a sinistra, gloria a Dio per chi lo fa, non è questo,
È biblico evangelizzare, è biblico uscire fuori alla strada. Non sto dicendo questo, sto dicendo un'altra cosa. Non basta andare in giro con uno zaino a dire Gesù, 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 se poi tu nel portare la predicazione biblica ai giovani nella fede e l'insegnamento biblico agli anziani, perché il giovane nella fede non insegna niente a nessuno, io imparo da tutti, amen, anche dai neonati, amen, ma non vengo insegnato da tutti. Prima di insegnare, campa a cavallo. Se tu vai in una università e c'hai un professore, quello deve aver maturato un certo percorso, così è nella fede. Noi iniziamo a predicare dal primo giorno che nasciamo di nuovo, amen, ma insegnare è tutta altra cosa. Quindi non basta avere uno zaino sulle spalle, girarsi tutta l'Italia e predicare l'Evangelo per quanto riguarda i giovani nella fede, e predicare e insegnare l'Evangelo per quanto riguarda gli anziani nella fede. Non basta questo se poi tu nel predicare e o nell'insegnare predichi, insegni dottrine non bibliche, dottrine diverse da quelle che ci sono state annunciate dal Cristo vivente. Dici di essere ripieno di Spirito Santo e poi ti metti a insegnare, a predicare che non bisogna battezzare le persone in acqua nel nome del Padre, nel nome del Figlio e nel nome dello Spirito Santo, ma che bisogna battezzare solo nel nome di Gesù. Ipocrita! Ipocrita! Ipocriti! Non sono ancora entrato nel tema. Ripeto, ce l'ho con nessuno e ce l'ho con tutti. Mi chiamano stupidino. Mi chiamano stupidino a me e a tutti quelli che la pensano come me, perché dicono sono stupidini, fanno le scaramucce. Se bisogna battezzare nel nome di Gesù o se bisogna battezzare nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Sono stupidini. Non ha importanza queste. Le parole del Signore Gesù, che ha detto in Matteo 28, dal 19 in poi, che è il Signore Gesù che parla e che ha proferito queste sante parole di andare per tutto il mondo, di battezzare nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, sono parole così, no? Non vanno prese troppo alla lettera. Voi siete stupidini che fate e questi battibeccucci, quindi siamo dei stupidini, quindi io sono uno stupidino. Ora, queste persone che ragionano così e dicono che le parole del Signore Gesù, che ha detto in Matteo 28:19, ripeto, di battezzare nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, sono parole così, queste stesse persone che diminuiscono queste parole del Signore Gesù, poi dopo che cosa fanno? Dico, queste sono cosette così, sono sciocchezze. Ma no, cosa vuoi che sia? Poi queste stesse persone, sai che cosa fanno? Vanno dalle donne, e scusate se vi prendo in prestito, ma io in questa fede ci sto da 1000 anni e le cose le so benissimo. Vanno dalle donne, queste sono cose che, ripeto, sono... È una vita che succedono queste cose, non mi sto riferendo a nessuno, anche se è per tutti il messaggio. Vanno dalle donne e gli dicono, sorella, non ti tingerai mica i capelli, è gravissimo se ti tingi i capelli, sorella, sono cose veramente, sorella, l'anima tua, il Dio ti ha creato, sì. Devi andare in giro con tutti i capelli bianchi, dritti e vatte la pesca. Guai! È una cosa grave! Ora, ripeto, io non è un giorno che sono nella fede. Io non ho nulla in contrario con quelle sorelle che portano o i capelli bianchi o che si tingono i capelli. Non è questo.
per me una sorella che si tinge i capelli vale tanto una che non se li tinge, e quella che non si tinge i capelli a casa mia non è più santa di chi si tinge i capelli. E queste persone che sventolano da una parte questo legalismo pazzesco, perché sono dei legalisti cristiani non farisaici, che sfornano questo legalismo, intanto li sfido a fare un video pubblico dove dicono che la donna nata di nuovo, una serva di Dio, perché siamo tutti servi, che serve Dio, che è santa, che fa la volontà di Dio, ma se si tinge i capelli va all'inferno, io li sfido a fare un video del genere. Non lo faranno mai, perché per quanto possano essere legalisti, non sono stupidi. Io, a differenza di loro che ci chiamano a me e a noi stupidini, no, loro non sono stupidi. Siccome non sono stupidi, non faranno mai un video del genere, perché loro sanno benissimo che nessuna donna andrà mai all'inferno perché se fa una tinta. Ora, questa è una cosa gravissima, se la donna si fa la tinta, oddio, sorella, è scritto nella Bibbia, è scritto che i capelli bianchi sono un onore. È così grave quello che stai facendo. Però il Signore Gesù che dice in Matteo 28, morto e risorto, salito alla destra di Dio, che viene e ci dice: andate per tutto il mondo, battezzate nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ma queste sono paroline così, non le devi prendere così, fratello, sei stupidino. E io ti rispondo alla romana: che amarezza. Che amarezza. Legalisti. Legalisti. Sono cosette così. Bene. Bene. Andiamo. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Quindi io non ho amore perché sto dicendo queste cose. Poi, sempre queste persone che vanno in giro, non tutte, non basta uno zaino sulla spalla e gridare Gesù è il Signore, se poi si insegnano dottrine del genere o si insegna che la Chiesa deve passare per la grande tribolazione. Quindi noi invece di aspettare Cristo staremo aspettando l'Anticristo. O dire che dobbiamo rifugiarci in Centro America, in Sud America, quando in Centro America e in Sud America stanno succedendo delle cose, le peggiori catastrofi. Manca l'acqua, addirittura adesso comincia a mancare l'acqua nelle montagne. Stanno scappando da lì per venire qui in Europa, quindi insegnano che la Chiesa passerà per la grande tribolazione. Oppure insegnano appunto il legalismo religioso. Oppure insegnano che l'apostasia non va denunciata, perché se tu denunci l'apostasia, tu non hai amore. E tu che non denunci l'apostasia, per chi hai amore? Dal momento in cui chi non denuncia difende. Oppure altri vi vanno insegnando che bisogna vendere tutto e darlo ai poveri. Dobbiamo vendere tutto. Tu che sei un pastore, lascia stare l'uso che adesso stanno facendo i pastori e tutto quanto. Qui non si parla dell'uso e dei falsi ministri. Quelli vanno denunciati come stiamo facendo noi. Ma che bisogna, chi compra un locale di culto, ma non sia mai, quello va venduto e va dato ai poveri. Chiedigli a questa gente che ti dice queste cose, se loro hanno una casa e se la casa che loro hanno, proprietari, se l'hanno venduta e se hanno dato tutto ai poveri, perché è facile parlare con la roba dell'altri. O addirittura ci sono altri che vanno predicando che chi si riunisce in un locale di culto commette peccato e che le uniche riunioni avallate dal cristianesimo sono quelle che si fanno dentro le case. Ma dove sta scritto questo? Come fai a riunire dentro una casa 100 persone? Dentro una casa non si può far chiasso. E se tu fai chiasso dentro una casa, come ho fatto io quando ero giovane nella fede, e poi ti mandano le guardie, giustamente, giustamente, Dio benedica le forze dell'ordine, hanno ragione. Ma questo non c'entra niente. Qui c'è una confusione pazzesca, però siccome porta lo zainetto,
Ah, gloria a Dio! Ognuno c'ha il suo ministerio! Non siamo tutti evangelisti, non siamo tutti pastori, non siamo tutti dottori e non ci sono né profeti né apostoli, ma ci sono missionari e persone che insegnano, persone che predicano, come vedremo in questo video. Già. Quindi comprare un locale di culto è diventato satanico adesso. Lascia stare chi compra un locale di culto da 1 milione di euro. Quello no. Ma comprare un locale di culto per dei fratelli? Io non ho un locale di culto. Chi pensasse che io ho comprato un locale di... No, io non c'ho un locale di culto. Ecco, non ce l'ho. Quindi hai visto mai qualcuno... No, a me interessa predicare la parola di Dio. O il fatto che ci sono alcuni che si comportano male nei locali di culto, quello è un altro discorso. Parliamo dell'uso o dell'istituzione e delle cose che esistono e o non esistono. Allora alcuni fanno il culto allo zainetto. Ah, chi c'ha il culto allo... chi c'ha lo zainetto è un... quello sì che è un fratello di Dio. Alleluia. Altri fanno il culto alla cravatta. Chi c'ha la cravatta è veramente un figliuolo di Dio. Altri, all'inverso, fanno il culto alla non cravatta. E quindi impongono agli altri o di portare lo zainetto, o di portare la cravatta, o di non portare la cravatta. Anche chi impone agli altri di non portare la cravatta sta facendo a sua volta quelli che fanno i cravattari. Scusate il gioco di parole, per cravattaro non intendo strozzino. Intendo quello che porta la cravatta. Quindi non basta gridare Gesù è il Signore se poi insegni una marea di stupidaggini. Vuoi passare qui la grande tribolazione? Ma accomodati! Vuoi battezzare solo nel nome di Gesù? Pur dicendo di essere trinitario? Accomodati, non è quello il Vangelo di Gesù Cristo. Vuoi imporre il legalismo ultra ortodosso che se una sorella si mette un anello o un braccialetto? Oh, è una cosa gravissima, sorella! No, ti sei messa l'orecchino! Oh, sorella, te ne vai all'inferno, sorella! Togliete l'orecchino, te prego! Alleluia! Ma poi... No, il Signore Gesù in Matteo 28 ha detto così, ma so parole così. E adesso sicuramente mi diranno che io promuovo che le sorelle possono andare in giro con 3 chili d'oro. Vero? Perché poi voi estremizzate tutto. Vero? Con tutti i problemi che ci abbiamo, stiamo a pensare alle cose banali, invece di pensare a quelle più serie, tipo ci abbiamo tutti una marea di giovani che stanno avendo rapporti sessuali prima del matrimonio e cose molto più gravi, che magari una sorella santa, una vera figliuola di Dio, che se fa, a mio avviso, bene, fa bene, a mio avviso, però rispetto anche chi non la vede così, perché io rispetto... E si fa una tinta e la mandi all'inferno e poi dici di non essere un legalista. E che sei? I miei video stanno qua. Fatemi una cortesia. Quando mi fate i video di risposta, metteteci il nome mio. State tranquilli che Alessio Evangelisti non denuncia nessuno. Ma potete fare tutti i video che volete. Potremmo andare avanti per ore. Bene. Quindi, per giustificare il tutto, come già detto, chiamano in causa i cattivi pastori, i cattivi evangelisti, i cattivi eccetera, eccetera, eccetera. Ma il fatto che ci siano dei cattivi non significa che poi è come il fatto... Vabbè, lasciamo sta. Allora, è moltissimo tempo che ho in testa quello che è scritto in Matteo 10, 34 e ve lo leggo. Gesù ebbe a dire: non pensate che io sia venuto a metter pace in terra. Io non sono venuto a mettervi la pace, anzi, io sono venuto a mettere spada. Casualità vuole che pochissimi giorni fa, parlando col fratello Pietro, lui tirò fuori questo verso.
io dissi a pensare il verso, diciamo, il verso chiave per il video che ho in mente fare, e Pietro lo sta tirando fuori, e questo mi ha fatto molto piacere. Giustamente Pietro, che saluto, essendo, non è un reato essere, essendo giovane nella fede, ripeto, non è reato essere giovane nella fede, non è un denigrare, è normale. Quando nasce un bambino appena nato, c'ha 3 giorni, poi c'ha 1 mese, poi ce n'ha 7, 8, 9, non è un reato. Quindi, perché alcuni pensano o si sentono menomati perché sono giovani nella fede, non ti sentire menomato. Tra un giovane nella fede non è più grande di un anziano davanti a Dio. Ovviamente ci sono compiti diversi e deve fare la sua strada, deve imparare cose. Giustamente, un pochino tutti i giovani nella fede, compreso chi parla, anche io pensavo questo, quando andai dal mio pastore, che io ero giovane nella fede, e gli chiesi il significato, perché non lo comprendevo, gli chiesi al mio pastore Ezio Evangelisti, perché io non so cresciuto per strada, io sono cresciuto con un pastore, come vuole la parola di Dio. Ogni tanto mi si spegne sto coso, e non tutti hanno avuto questa benedizione, perché molti non sanno dove andare in chiesa, ma non c'hanno manco un luogo dove riunirsi con dei fratelli. E gli chiesi al mio pastore che mi spiegasse questo verso, ma che vuol dire che Gesù è venuto a mettere divisione? Non riusciva la mia mente piccola a capire. E il mio pastore, giustamente, mi ha detto, guarda, quando uno si converte in famiglia, soprattutto anticamente, fino a 50, 70, 80 anni fa, adesso è molto di meno, ma vi garantisco che una volta veramente era molto diverso, forse ci sarebbe da fare un video a tal proposito, ma è veramente un'altra storia. Comunque, anticamente, vabbè, quando uno si converte, spesso i tuoi propri nemici sono quelli che c'è dentro casa. E quindi, che ne so, la moglie che si converte, il marito non vuole che va in chiesa, gli fa la guerra. Ci sono state storie che i mariti facevano parte della mala e gli hanno puntato a pistola alla moglie, la moglie non se l'è filato, sono venuti in chiesa, il marito boss ha preso la pistola, è venuto in chiesa, ha detto, ma ammazzo pure il pastore, per dire, i ministri di culto si rischia tanto, quelli veri. Voi pensate che è bello fare il ministro? Per carità, è duro, non è semplice, è duro per tante cose, per tante cose. Il mio pastore è morto di crepacuore, vi dico solo questo. Poi gli empi, i falsi pastori, quello è un altro discorso, la maggior parte di loro è un altro discorso. Quindi, oppure il marito che si converte e la moglie non vuole, e gli fa la guerra, e oggi le donne comandano più dell'uomo, e addirittura alcune gli mettono pure le mani addosso al marito e non vogliono che va in chiesa, oppure i figli che hanno i genitori contro, o i genitori che hanno i figli contro. Insomma, io sono venuto a mettere spada, divisione, significa questo, mi ha detto il mio pastore. Ah. Ed effettivamente poi questi occhi hanno potuto constatare che è vero, significa proprio questo. Significa proprio questo. E giustamente al fratello Pietro, un anziano della chiesa, gli ha detto che significa questo. E la risposta è giusta, è corretta, questo significa. Ora però, attenzione, perché questo è un canale che insegna nel proprio piccolo parola di Dio. Dobbiamo tenere presente, quando lavoriamo con la parola di Dio, che non è che stiamo lavorando con un qualcosa di piccolo, di semplice, di effimero. No, no, qui stiamo parlando con la parola di Dio. Cioè la parola di Dio è Gesù, la parola di Dio è la parola di Gesù, quindi rappresenta Gesù, è la parola. E la parola di Dio è infinita, non è circoscritta. Quindi ogni parola della parola di Dio, scusate la ridondanza, non ha un solo significato. La parola di Dio è infinita. Solo Dio sa ogni parola,
quanti significati ha, alla luce di un solo fondamento, però. Non è che ci possiamo inventare cose che non stanno né in cielo né in terra. Gloria a Dio. Quindi, alle volte riusciamo a carpirne solamente un significato, altre volte due, altre volte più di due, altre volte neanche uno. Ora, il fatto che noi non riusciamo a carpirne più di un significato non significa che non ne abbia altri di significati. Quindi, questo verso che si trova in Matteo 10,34, dove leggiamo: non pensiate che io sia venuto a mettere pace sulla terra, ma sono venuto a mettere divisione, a mettere spada e anche sofferenza, ha molti altri significati. Un altro di questi significati che ha, e che io ho potuto imparare sulla mia pelle, è quello della Chiesa. All'interno della Chiesa è completamente divisa. E sarà sempre così. Mettiamocelo in testa, sono 2000 anni. Vuoi per gli infiltrati di fuori, vuoi per gli stessi di dentro. Ci sono persone di sana dottrina, ma che poi, vuoi o non vuoi, cominciano a dire sciocchezze e cominciano a dire che non bisogna battezzare nel nome della Trinità. E poi si dicono trinitari, un contrasenso pazzesco. Noi, la parola di Dio, secondo me, però vabbè, diciamo no, bisogna battezzare nel nome della Trinità. Altri dicono passerai la grande tribolazione, e io dico accomodati, passala bene, salutami i due testimoni. C'è divisione, c'è spada, la dottrina divide, c'è niente da fa. Infatti, qui in Italia non succede questo, in molte chiese dell'estero, all'estero, dicono no, non bisogna portare dottrina, bisogna parlare del più e del meno, perché se noi cominciamo a tirar fuori la dottrina divide. Wow! Questi pseudopastori insegnano che non bisogna predicare la dottrina perché la dottrina divide, ma è questo il punto. La dottrina divide, amen, Cristo divide, è così. Tu, guardando questo video, so due le cose: o approvi quello che io sto dicendo, asserendo che sono cose bibliche, o non approverai. E se non approvi, ci sarà divisione tra me e te, ed è giusto, e ognuno a casa sua. E ognuno continui a predicare le proprie giustizie o le proprie barbarità. Una cosa è certa, ognuno di noi dovrà rendere conto a Dio di quello che ha insegnato e di quello che ha predicato. E chi, essendo giovane nella fede, invece di predicare si è messo a insegnare, occhio, non te mette dove Dio non t'ha chiamato, non te mette dove Dio non t'ha chiamato, non te mette dove Dio non ti ha chiamato, consiglio, come quelli che si mettono a fare i pastori, che quando Dio non li ha chiamati, o come quelli che si mettono a ministeri di evangelista, e non sto dicendo che non dobbiamo evangelizzare, il ministero è tutt'altra cosa. O quelli che si mettono a insegnare quando non sono stati chiamati a insegnare, e infatti se vedono poi i risultati delle stupidaggini che insegnano e che dicono, e così via. Il credente, prima di fare, deve essere provato, è scritto provate, addirittura è scritto in un'altra parte provate gli spiriti, e altrove ancora dirà siano prima provati, prima di essere mandati e usati. Siano prima. Bene. Quindi, in questo video noi parleremo, accipicchia quanto sto a parlare, in questo video noi parleremo se ai nostri giorni esiste il ministero profetico. Sto parlando di ministero profetico, non di uno, un caro fratello o sorella che in qualche modo profetizza. Occhio al significato della parola profetizzare, perché la Bibbia intanto non è stata scritta in italiano, secondo poi anche in italiano c'ha un significato preciso profetizzare, che tutti noi circoscriviamo ad una sola verità
o un solo significato, ma non è così, assolutamente non è così. Ora, vogliamo, io voglio, desidero, allora, desidero attivare la navigazione. Allora, ok. Allora, io voglio attivare la navigazione. Così voi navigate con noi. Allora, abbiate pazienza. Allora, dove sta? Sì, il video sarà questo? Ah, è questo, sì. Ok. Allora, mo l'attivo, Ecco, ok, da questo momento state, come dire, navigando con noi. Benissimo, intanto bevo. Allora, prima di vedere questo video, è necessario che voi vediate questo video qua. Questo è il nostro canale, voi ci entrate dentro cliccando sotto al video e praticamente cadete qua, andate qui su video e andate a cercare il video Apostoli. Ok, io lo scrivo e faccio prima Apostoli. Faccio invio, eccoli qua. Allora, io abbiamo fatto in verità tre video, e però diciamo quelli di nostro interesse sono due. Qui io ho fatto live dibattito: esistono gli apostoli oggi? Domanda. Poi ho fatto un altro video, eccolo qua, apostasia seconda parte. Allora, in questi due video io dimostro che la parola di Dio ci dice chiaramente che oggi il ministero apostolico, gli apostoli, non esistono, non ci sono. Se poi parliamo di missionari, allora quello è un altro punto di vista, è un altro paio di maniche, ma comunque abbiamo già fatto il video e non ci ritorniamo sopra. Se volete, guardate il video e lì osserverete come oggi gli apostoli non esistono. Anticamente la parola missionario non esisteva, veniva chiamato apostolo. Apostolo non significa solo inviato, apostolo significa nella lingua originale inviato, mandato, molto, 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 ripetilo 10 volte, lontano. Quello è il significato di apostolo. Ok? Quindi se tu vai a predicare l'Evangelo sotto casa o nella tua nazione, apostolo non sei. Secondo poi c'è una grande differenza tra i primi 12 apostoli, che avevano tutti e 5 i ministeri, ogni apostolo dei 12 aveva tutti e 5 i ministeri, i 9 doni, gli altri non avevano, tipo Barnaba che era chiamato apostolo, non avevano tutto quello che avevano questi 12 apostoli, che dovevano anche essere stati col Signore Gesù, eccetera, eccetera, eccetera. Però in qualche modo la figura apostolica è comunque al 100% correlata, collegata al ministero profetico, come vedremo in questo video. Benissimo. Allora, benissimo, questa è la parola di Dio. Ok. Allora, in questo video, alleluia, gloria a te Spirito Santo, in questo video io non voglio tanto parlare quanto vi voglio far vedere una cosa. Eccolo qua, guardate un po' qua che roba. Dottor David Howard, San Felix, Venezuela, parte 1. Allora, e tra l'altro, se c'è una nazione che io conosco molto bene è proprio il Venezuela. Tra l'altro sono stato anche io 7 mesi
a 15 anni diciamo nella parte amazzone venezolana con i missionari. Il mio pastore si chiamava Saverio Alessandrini, era di Molfetta. Vedete, io c'ho una storia alle spalle, io non vengo dal niente, capito? Cioè, qui arriva uno, non si sa da dove viene, chi è, che percorso fa, niente, prende, appare, si mette a insegnare, a dire sciocchezze, che la Chiesa passerà per la grande tribolazione, che non bisogna battezzare nel nome della Trinità, che siamo stupidini, che c'è una predestinazione. Ma non ce l'ho con questi da predestinazione, questi si sa da dove vengono, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, questo falso profeta, David Howard, in diversi, mi avete scritto e mi avete chiesto di pronunciarmi su questo profeta. Perché stranamente tutti quelli che dicono che oggi, quelli di sana dottrina parlo, diciamo di sana dottrina, questi che avallano sia il ministero apostolico che il ministero profetico, fateci caso, non fanno mai un solo nome. Non fanno, questi di sana dottrina, cosiddetti di sana dottrina, se tu gli, loro ti dicono ci sono gli apostoli oggi, tu digli fammi un solo nome di un apostolo. Ci sono i profeti oggi, fammi un solo nome di un solo profeta. Non te lo fanno. Perché? Perché? Se io ti dico, oggi pastore, oggi c'è il ministero pastorale, certo che c'è. E se tu mi dici fammi il nome di un solo pastore, ma te ne faccio 100. Io stesso sono cresciuto con un vero pastore, Ezio Evangelisti, trovate i suoi video su YouTube. Oppure fammi il nome di un evangelista, ma te ne faccio 1000. Fammi il nome di un dottore della legge. Oddio, dottori della legge non ne conosco, non ce ne sono, è difficile, però ci sono. Perché il dottore della legge, dicono che non è così, ma una delle caratteristiche che deve avere il dottore della legge è conoscere alla perfezione, non così, alla perfezione il linguaggio originale della Bibbia. Perché se non conosci quello, non puoi avere appunto il dottorato, per una serie di motivi. I legalisti del web e quelli della predestinazione dicono che non è così. Va bene, in parte lo vedremo in questo video, però ci sono dottori della legge. Se invece mi dite dimmi il nome di un apostolo inteso come missionario, siamo pieni di missionari, inteso come apostolo, come ministero apostolico dei primi 12 apostoli che avevano i 5 ministeri, 9 doni, eccetera, 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 impossibile. Non si ripete, non c'è, è solo per allora, come abbiamo mostrato nel video. E se mi dici dimmi il nome di un profeta che abbia un ministero mondiale, fatevi fare il nome. Perché non fanno nomi? Domanda. Allora, alcuni portano questo uomo qui, che vedete qui, lo portano come uno che sarebbe un profeta, che ha il ministero profetico mondiale, poi vedremo se nella Bibbia è previsto questo, e lo presentano come appunto uno di questi profeti qua. Allora, io non voglio tanto parlare quanto mostrarvi i frutti, perché quest'uomo, tra diciamo i tanti cavalli di battaglia che utilizza, promuove la santità. Dice dobbiamo essere santi. Ora, come ti ho detto, non chiunque ha un microfono, non chiunque ha uno zainetto sulla spalla e va in giro promuovendo il nome di Gesù e dicendo di essere santi, non per questo è detto che sia una persona che venga da Dio. Come in questo caso, perché questo uomo che promuove tanto la santità, però poi alla fine sta santità la promuove in parte e non al 100%. Come? Vediamo. Così come la parola di Dio va giudicata nella sua somma, cioè in tutto il contesto,
anche quello che noi diciamo va giudicato in tutto il contesto. Tu non puoi giudicare Alessio Evangelisti alla luce di un solo video, quando in questo video si è parlato bene, nel senso che non sono andato fuori dottrina. Li devi sentire tutti. Quando tu hai visto tutti i video e hai visto che in tutti i video non sono andato mai fuori dottrina, allora va bene. Perché basta un solo video dove io dicessi o che Gesù non sarebbe Dio, o che Gesù non sarebbe morto e risorto, insomma qualsiasi cosa di questo tipo, per scartarmi come figliolo di Dio, come ministro, eccetera, eccetera, eccetera. Ma bando alle ciarle, e vogliamo vedere appunto questo David Howard, se, come va tanto predicando che bisogna essere santi per andare in cielo, e questo è vero, è scritto in ebreo, procacciate la pace e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà Dio. Bene, vediamo se però poi è lineare in tutto quello che dice e anche in tutto quello che fa. Ok, qui siamo in Venezuela, in San Felix, si trova verso il sud, credo. Fino a qui va tutto bene. Allora, cominciamo a vedere gente per terra. Magari lui non c'entra niente. Vediamo. Cominciamo a vedere che qui c'è uno per terra. Ok. Potrebbe essere qualcuno liberato da un demone. Sapete che quando uno è indemoniato casca per terra, giustamente. Va bene, vediamo. Allora, lui dice, ho ascoltato tre plausi. Attenzione qui. Ecco il Kundalini, Ok. Vediamo lo Spirito Santo come opera. Vogliamo vederlo? Ecco qua, guardate che qualche roba, guardate, va. Guardate. Allora, questo si chiama Kundalini, è uno spirito satanico, ci sono i video su YouTube, andiamo avanti. Questa roba non viene da Dio, si chiama Kundalini, che sarebbe il risveglio del serpente. Ok, allora come vediamo, questi non è che sono indemoniati che cascano per terra, sono figli di Dio. Quindi cominciando dagli uomini verso le donne. Questo sarebbe, diciamo, l'equipo di adorazione, sono quelli che si occupano dell'adorazione, musicisti, eccetera, eccetera. Quindi sono tutti figli di Dio, tutti nati di nuovo e tutti ripieni di Spirito Santo, perché l'equipo di adorazione, l'ha detto chi capisce la lingua, cioè chi si occupa dell'adorazione, sono figli, lo ripeto, di Dio. Quindi non sono persone indemoniate che tremano tutte, che cascano per terra, ok? Attenzione, quindi sono persone ripiene di Spirito Santo. Ecco qua, uno sta a tremare come la foglia. Questo però
lasciamolo stare adesso, perché potrebbe essere lui che non c'entra niente, che lo fa lui perché è Porello. Quindi il fuoco di Dio cada sopra il gruppo di adorazione. Ecco qua, ecco, è caduto lo Spirito Santo. Quando la parola dice che, ecco qua, quando Dio non gradisce qualcuno, lo butta per terra all'indietro. Questo è scritto in Isaia, capitolo 13. No, capitolo 28, scusate. Ecco qua. Ecco qua. Ditemi voi se questo profeta di Dio è un profeta di Dio o è un profeta dell'avversario. Mando avanti. Ecco qua, ti è. Ma. Chi è? Oddio mio, ma tu guarda un po'. Si vegliate, ha detto il Signore. Vegliate, vegliate. Questi si mettono a dormire. Signore mio, abbi pietà di me. Io ero indeciso se fa sto video, ma come si può non fare un video del genere? Ah, io non ho amore, e voi che difendete questa gente ce l'avete voi l'amore, eh? Ipocriti. Ah, non vanno denunciate ste cose. Ah, che amarezza. Manda avanti, sto mandando avanti, vediamo che altre pagliacciate fa. Porella, questa è una ragazzina, questa è suggestionata, tiene, lo sta a fa apposta, è un angioletto di Dio. Allora, ok, va bene, quindi come vedete non è che il primo che arriva con un microfono, con un zainetto o con quello che ti pare. Cioè, la persona deve essere lineare in quello che predica, in quello che insegna e anche nel proprio comportamento. È scritto in Isaia 28, come stavo dicendo prima, vado a cercare nella mia Bibbia, Isaia 28, verso, mi ricordo, 13, boh, comunque lo cerchiamo. Ok, qui dice nel verso 13, no? La parola del Signore dunque sarà loro a guisa di insegnamento dopo insegnamento, insegnamento dopo insegnamento, linea dopo linea, un poco qui, un poco là, a ciò che vadano e cadano all'indietro e siano fiaccati, siano allacciati, siano presi. Quando il Signore non gradisce qualcuno, qui leggiti tutto il contesto, ti fa cadere all'indietro affinché tu possa essere fiaccato, possa essere allacciato, possa essere preso. Infatti, nel verso 14 dice, perciò ascoltate la parola del Signore, uomini schernitori, che signoreggiate questo popolo che è in Gerusalemme. Dio è arrabbiato qui. Ma non è tutto. Non è tutto. Purtroppo non è tutto. Cioè, io vi invito ad andare su YouTube e mettere Kundalini nella chiesa. Kundalini, vediamo se me lo dà in italiano. Invasione del Kundalini all'interno della chiesa, guardate la similitudine, guardate che c'è Kundalini, Dio sia lodato, ecco qua, guardate, guardate, vedete quello che succede nelle chiese, queste sono chiese, e queste invece è quello che fa, è la stessa cosa che fanno in India e in tutti questi posti qua, eccoli qua. Io sto mandando avanti per farvelo vedere. Eccolo qua, guarda, guarda. Guardate, guardate. Questa roba qua è stata introdotta nella chiesa. Guardate.
Guardate, sto mandando avanti, sto correndo, perché ora non è questo appunto. Guardate. E li fanno cadere indietro. Il terzo occhio, kundalini, yoga, gnosi, gnosticismo, quindi sto mandando avanti, eccetera, eccetera, eccetera. A posto. Vogliamo vedere un altro video, sempre di questo falso profeta. Allora, la chiesa keniana. Ah, ok, qui è in Kenya. Allora, noi sappiamo, cari fratelli e amici in ascolto, che in questo mondo noi cristiani veri, come diciamo una parola, vedi, ci censurano i video su YouTube, meno male che sto registrando, ho preso un colpo. Come diciamo una parola, andiamo un pochino fuori binario, subito ci censurano i video. Subito ci mettono a tacere, i pastori che non si allineano alla propria associazione vengono tolti, eccetera, eccetera. Quindi è molto difficile oggi, ai nostri giorni, riscuotere di, non di notorietà, perché è una brutta parola, ma di ascolto, capito? Di ascolto. Perché uno perché fa i video? No, chi dice io faccio i video e poi non mi interessa chi li guarda, allora che lo fai a fare video, ipocrita? No, è ovvio che uno fa i video perché spera che più persone al mondo lo possano vedere. Però noi sappiamo che riscuotere di un certo audio, una certa visibilità, è assai, difficile, proprio impossibile. Quindi in un mondo come questo, se una persona dovesse a un certo punto riscuotere della visibilità di milioni, 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 decine di milioni, fino ad arrivare a decine di milioni, occhio, non è detto. Non è detto, però puntiamo gli occhi. Allora, andiamo avanti col video. Andiamo avanti. Allora, Deuteronomio 13:1-3, quando si alzerà in mezzo di te un profeta o sognatore di sogni e ti annunciasse segnali o prodigi, e se questi vengono compiuti o il prodigio che lui ti annuncia si compie, ma poi ti dice andiamo e adoriamo dei dii che sono alieni al Dio della Bibbia, al Dio che tu non hai conosciuto, e serviamo questi dei, tu non darai ascolto alle parole di questo profeta. Cioè qui sta dicendo, anche se viene un profeta, anche se fa prodigi, anche se fa miracoli, ma poi ti dice di andare dietro un Dio diverso da quello annunciato, non lo seguire. Noi non andiamo dietro i miracoli, noi andiamo dietro la parola di Dio. Questo concetto viene stabilito nuovamente, questo concetto di Deuteronomio 13, dall'1 al 3, viene stabilito nuovamente dove? Dal Signore Gesù in Matteo 7:21. Andiamo avanti. Vado avanti. Allora, fermo. Allora, qui c'è l'aereo. Allora, abbiamo questo David Howard che arriva con l'aereo. Ora, da notare che questo aeroplano non è un aeroplano di linea, è un aeroplano privato. Chiedo, chi è il proprietario? E anche se non è lui, chi gli ha messo in mano questo aeroplano? Qui sto domandando, non sto insinuando niente. Ovviamente, siccome la Chiesa deve giudicare quello che si fa, no? È scritto che dobbiamo giudicare, è scritto in tutta la Bibbia. Se io vado in 1 Corinti 14, 29, lo vado a prendere, 1 Corinti, perché tirano sempre i versi che dicono che non bisogna giudicare e li decontestualizzano, ma se tu contestualizzi tutto, 1 Corinti 14:29 dice parlino due o tre profeti, parlino, poi vedremo cosa significa parlare, gli altri giudichino. Quindi cominciamo a giudicare, che non è condannare, e comunque condanniamo il peccato. Allora, qui c'è un aeroplano che non è un aeroplano di linea, che è privato. Vediamo di chi è. Domanda, le maniglie sono d'oro? Non lo so, chiedo.
ok? Se, ok, tutti quanti che ricevono il grande profeta, onori, fiori, a salute. E chi è presidente? Deve passare il grande uomo di Dio. Mamma mia, a salute. Ok? Ovviamente si deve far attendere, immagino, no? Che le persone importanti... Ecco qua. È lui? No. Ah, ecco qua. Oh. Qui c'è una freccia nera. Una... Guardate quello che sta facendo quella donna. Lui passa. Sa. Passa. E ci sono, fermo qui, le donne in ginocchio. Eh sì, no, la donna che si tinge i capelli, quello è il problema. Quello, la donna, sorella, se ti tingi i capelli, occhio a questi qua, Occhio, che ti mandano subito all'inferno. Però, quando questo fa una cosa del genere, le donne si inginocchiano davanti a un uomo, quello va bene. Se ti tingi i capelli, non va bene. Ma se ti inginocchi davanti a lui, siccome viene proposto da alcuni, allora quello va bene. Però se il Signore Gesù ha detto battezzate nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, quelle sono parole così e io sono uno stupidino. Io sono stupidino. Già, andiamo avanti perché ancora ce n'è da vedere di questo grande profeta che promuove la santità. La vedo. Guarda, stanno in ginocchio. Guarda, guarda, guarda. Oddio, momenti bacia il pavimento, la strada, quello che è. Ma ora si alza, ecco qua, si è alzata, questa sta in ginocchio. Lui lì prende i fiori, non è che gli dice, oh, ma che ti sei impazzita? Ma che te sta inventando, Mars, tante vergogni. No, tranquillo, lui prende i fiori, grazie, grazie. Che c'è sta a bustarella in mezzo ai fiori? Mo si alza, ecco. Ecco qua, questa pure penso stia in ginocchio. Mosè arsa, infatti, se... Sì, no, resta in ginocchio. Questa resta in ginocchio, giustamente. Farà la via crucis. Ma che nome, una donna? Non lo so. Questi stanno in ginocchio. Questa sta mezzo in ginocchio. E lui tranquillo. Tranquillo. Qui ce n'è un altro. Vabbè, questo sta a firmare, si sarà messo in ginocchio per firmare. E questo ci sta. Ecco. Ti dice Esodo 20, verso 5, non ti inginocchierai, né farei nulla del genere, perché io sono un Dio. Ok. Adesso, vogliamo far caso alle strette di mano massoniche. Guardate, Fermi. Questa è una stretta di mano massonica. Ora, qualcuno potrà dire, Ale, può darsi pure che gliel'hanno data, perché alle volte capita che tu vai a dare la mano a uno, quello prende e ti dà la mano mezza. E tu rimani lì, o magari te lo fanno apposta, per dire, hai visto questo? Va bene. Comunque, il primo gli dà la mano massonica, vabbè. L'ha fatta, lui è condiscendente, è successo, vabbè. Non l'ha potuto evitare, comunque questa è una stretta di mano massonica. Visti i precedenti però, tre puntini, perché i puntini sono sempre tre, a proposito dei tre. Ups, c'è qualcosa che vi è sfuggito però. Aspettate, ho rimandato indietro, guarda, eccolo qua, mano... Destra, stretta di mano massonica. Mano sinistra, sotto al, diciamo, sul petto. Questa è classica posizione massonica. Non è un caso. Ok, andiamo avanti. Eccola qui. Questa,
Quella di prima, mentre con una mano gli dava la mano destra, con l'altra se la metteva qua sul petto, qui invece c'è la classica mano che praticamente con la destra te la stringo a metà e appoggio la sinistra e fanno un movimento che sinceramente non ho capito come si fa. Vediamo se stringono, se non stringono, se appoggiano solo, non lo so. E so due. Ok, ecco un'altra stretta di mano massonica, so tre. Eccola, e mo è stato lui che gli ha messo l'altra mano. Benissimo, benissimo, malissimo. Ecco qui che le donne si cominciano a inginocchiare, eccole qua, donne inginocchiate davanti a lui, lui tranquillo. Ecco qui pure la bambina, tutti si stanno inginocchiando, tranquilli. Lui tranquillamente prende i fiori, mo se sono alzate. Ok, eccolo qua. Allora, bene, è triste. È triste. Allora, come vedete, non tutti quelli che predicano la santità, ecco, li lasciamo qua inginocchiati, non tutti quelli che predicano la santità poi promuovono la santità al 100%, perché lui dice dovete essere santi, non, qui c'è promiscuità sessuale. Che vuol dire questo? Anche il manicheismo promuove, diciamo, l'essere puri. Molte religioni orientali promuovono l'essere puri sessualmente, tutto quanto, ma non per questo vengono da Dio. Lo stesso Agostino, cosiddetto santo, era manicheo e veniva, diciamo, da un movimento che promuoveva appunto tutte queste cose, ma mica erano santi, anzi, poi alla fine questa gente qui è stata combattuta. Quindi lui predica la santità, però poi non la promuove fino in fondo, perché lui dice siate santi e poi si fa adorare, permette alle persone che si inginocchino davanti a lui, dà le strette di mano massoniche a tutti, butta per terra la gente, promuove il kundalini, l'esoterismo, le religioni indiane. Interessante notare quanto segue. Vi voglio mostrare la cosiddetta Shekinah, la sua cosiddetta Shekinah. Allora, eccolo qua. Oh santo Dio benedetto. Ok, allora questa è, sarebbe la vecchia colonna di fumo che fuoriusciva dal tabernacolo, che fu costruito da Mosè nel deserto per ordine divina e che praticamente stava diciamo il tabernacolo, e questa era la Shekinah, la presenza di Dio. Qui ce n'è un'altra, guardate, qui ce n'è un'altra ancora, e qui vediamo lui. Vediamo lui che emula il vecchio Mosè, che quando scendeva dalla montagna Horeb, dalla montagna di Dio, aveva tutto il volto illuminato e praticamente le persone non potevano fissare il suo sguardo su Mosè e quindi Mosè si doveva coprire con un velo. Ora io mi viene un po' da ridere, perché io effettivamente, al di là che quello che conta non sono le mie esperienze, io parlo poco e niente delle mie esperienze, perché quello che conta non sono le esperienze mie, è quello che è scritto. Però questa ci sta. Io comincio la mia conversione con due Shekinah di Dio. Io, questi occhi, due volte hanno visto il Signore, non vi dirò mai quello che ho visto. E vi posso dire, comunque, al di là, questo
tra parentesi, di quello che ho visto io, che non ha importanza, però tanto più che io ho fatto queste esperienze, vi posso invece dire, alla luce della parola di Dio, che la Shekinah di Dio, la manifestazione di Dio all'uomo, affinché l'uomo vedendo Dio non muoia, non perisca nella carne, non consiste in questo nel Nuovo Testamento. Il Nuovo Testamento non presenta questo come Shekinah di Dio. Quando ci sono state delle Shekinah da parte addirittura del Signore Gesù, che appariva ai suoi discepoli, a più di 500 persone addirittura, è apparso come un uomo normale, oltre che tipo, e nella mia famiglia ci sono state delle testimonianze, tipo di quando erano bambini, testimonianze molto belle, ma mai facendo riferimento all'Arca del Patto. E che stiamo sotto l'Arca del Patto? C'è una profezia che l'Arca del Patto non fuoriuscirà mai più. Questa si trova in Geremia, mi pare 16, non mi ricordo. Mi pare che è Geremia 16. Geremia 16, vediamo, perché io, voi lo sapete che io soffro di amnesia. Geremia 16, vediamo se è Geremia 16. Infatti non è Geremia 16. Vabbè, io non mi ricordo in che Geremia sta, più che in che Geremia sta, in che capitolo sta. Però sarebbe bello trovarlo. No? Sta in Geremia 3. No, 16. Perché 16? Sì, sta in Geremia 3, verso 16. Meglio, un 16 c'era. Geremia 3, 16. C'era un 16. È scritto che l'arca è finita, che poi possa apparire col terzo tempio una ulteriore arca, ma sarà un'arca falsa, non vera. Quello nessuno lo discute. Quindi lui promuove, come qualora queste foto fossero vere, condizionale, lui promuove appunto questo come Shekinah. Ma l'arca di Dio è passata. L'arca, il tabernacolo, queste cose sono passate. Ma chi va raccontando questo? Rimettiamolo. Eccolo qua. Questo sarebbe appunto il profeta. Ora, quindi, tanto per cominciare, costui non è un profeta vero, ma sì è un profeta falso. Ora, come mai chi lo avalla e lo promuove non vede queste cose? Perché lo si difende? Perché non vedono quelli che lo promuovono queste cose? Però guai! Guai se la donna si tinge i capelli! Guai! Guai, che scherzi! Vedete, fratelli e amici, per predicare la Bibbia, lo può e lo deve fare chiunque, non serve essere profeti. Per dire che ci saranno terremoti ovunque, come dice la Bibbia, non serve essere profeti. Basta leggere la Bibbia. Per predicare che ci sarà la malvagità ovunque, non serve essere profeti. È proprio vero quello che dice Matteo 10. Non pensate che io sia venuto a mettere pace in terra, ma io sono venuto a mettere spada, divisione. Infatti c'è divisione tra noi e queste persone che si affaticano tanto, come si affaticava Yehu, a predicare l'Evangelo, ma poi che cosa predicano, che cosa portano? Le proprie idee, i propri battesimi in acqua, che la Chiesa passerà per la grande tribolazione, che bisogna essere dei legalisti religiosi,
E con questo non sto avallando libertinaggio religioso, perché quello che noi dobbiamo capire è che, così come il legalismo religioso è una piaga satanica, il libertinaggio religioso lo è altrettanto. Non andiamo oltre a quello che è scritto. Se una cosa è peccato, dobbiamo dirlo, è peccato, ma se una cosa non è peccato, non possiamo imporre un peccato che non esiste a chi che sia. Ora, come dico sempre io, nessuno sarà mai perfetto, anche se siamo chiamati ad essere perfetti, a camminare nella perfezione, cioè in quello che crediamo, in quello che predichiamo, e la storia è lunga. Però un conto è pendere completamente a destra o completamente a sinistra, e un conto è camminare al centro e andare pendere un pochino a destra, non andare completamente nella sponda contraria, sia dalla parte del libertinaggio, ovvero dalla parte del legalismo ultraortodosso, cristiano, non farisaico. Saremo sempre divisi, ma d'altronde chi è, qual mondo non è diviso? Il mondo medico è diviso, chi la dice in un modo, chi la dice in un altro. Il mondo gnostico è diviso, perché poi c'è il neognosticismo con, ho fatto il video appunto sul Berillo, dove ho presentato il neognosticismo, ecco perché alle volte, no, uno dice lo gnosticismo dice questo, poi l'altro dice no, dice questo, no, abbiamo ragione tutte e due, perché alcuni dicono una cosa, altri ne dicono un'altra ancora, pure lì c'è una confusione che non finisce più. Il mondo scientifico è diviso, il mondo politico è diviso, le varie accademie nel mondo è divisa, in famiglia si è divisi. Tutti siamo divisi, ognuno è libero di pensarla come vuole e anche di negare l'evidenza, perché qui ci sono persone che negano questo e negano questa evidenza. Ora, la domanda del milione, come già detto, vado a prendere la parola di Dio. Il computer è molto fresco. Questo lo chiudo, prendo la parola di Dio. La domanda del milione è: ai nostri giorni, fratello Alessio, esiste il ministero profetico? Domanda. La parola di Dio ci dice che oggigiorno il ministero profetico non esiste. Con questo non sto dicendo che non si possa fare una profezia, ma andiamo piano. Allora, come già detto nel video sugli apostoli, Efesi 4, no, vado a mettere qua però, giustamente. Anzi, voglio andare qua. Allora, Efesi 4, lo faccio più grande. Ok, allora, Efesi 4 nel verso 11 ci dice: egli stesso ha dati gli uni apostoli, profeti, evangelisti, pastori, dottori. Come già detto, dottori non ci sono problemi, pastori idem, evangelisti idem, apostoli non ce ne sono, ovviamente ci sono i missionari che sono non solo inviati, ma inviati molto, molto, molto lontano, rimane i profeti. I profeti, inteso come ministero, qui sta parlando del ministero. Il ministero profetico esiste oggi ai nostri giorni? Domanda, risposta. Come sempre, nella parola di Dio, noi dobbiamo prendere il contesto. Non possiamo rifarci a un solo verso escludendo tutto il resto del contesto. Se io vado in... Efesi capitolo 2, ok. Efesi capitolo 2 nel verso 20 dice che noi siamo stati edificati sopra il fondamento degli apostoli e congiunzione dei profeti. La parola di Dio presenta
la Chiesa come una casa, una casa. E che questa, e noi siamo il Tempio di Dio, e che questa casa ha un fondamento. Tant'è che la Nuova Gerusalemme, che è la Chiesa di Gesù Cristo, che si trova in Apocalisse, viene raffigurata come una città. Questa città ha un fondamento. Allo stesso modo, questa casa ha un fondamento, eccolo qua. Il fondamento di una casa non si può porre più volte. Una volta posto il fondamento, è posto. Dopo si va a costruire su questo fondamento e bada bene ciascuna come costruisce, dirà Prima Corinti capitolo 3, su questo fondamento. Se costruiamo oro, argento, allora la prova del fuoco farà il suo lavoro, eccetera, eccetera, eccetera. Ma se si costruisce paglia o fieno su questo fondamento, la prova del fuoco distruggerà, brucerà. E certamente quel tale che ha costruito in questa maniera ne avrà vergogna e vituperio. Poi lo leggeremo. Quindi qui dice che noi, che praticamente membri della famiglia di Dio, siamo stati edificati sopra un fondamento, e questo fondamento è stato posto una volta, perché il fondamento si pone una volta, ed è stato posto dagli apostoli e dai profeti. Il fondamento non si può porre due volte, tre volte, quattro volte, cinque volte. Gli apostoli sono venuti e hanno posto questo fondamento, e gli apostoli sono stati anche profeti, così come sono stati dottori della legge, sono stati evangelisti e pastori. Perché se tu leggi la vita degli apostoli, tu noterai che la loro vita, la loro missione, hanno nella loro vita, nelle loro missioni, hanno espletato i cinque ministeri. Gli apostoli andavano, fondavano chiese dal nulla, ecco qui apostolo, ecco qui missionario, erano dottori, erano anche profeti, perché hanno profetizzato, e poi vedremo anche che altro significa profetizzare. Erano anche evangelisti, perché evangelizzavano. Anche evangelista è quello che appunto fa l'evangelista, diciamo, nel proprio circonvicinato. Perché se no, se vai molto, molto, molto lontano, normalmente sei missionario, però puoi anche essere evangelista, per carità. Però loro hanno fatto anche questo. Insomma, vediamo che loro avevano, anche dai miracoli che facevano, dai doni che possedevano, avevano i cinque ministeri e i nove doni, cosa che gli altri non avevano. Loro hanno posto questo fondamento, e loro sono gli apostoli, i profeti, i dodici. Dovete vedere il video sugli apostoli che ho fatto, sono due, ma andiamo piano. Bene, allora, come già detto, se io vado in Prima Corinti, allora Prima Corinti capitolo 3, Prima Corinti, ok. Allora, no, però, sì, vabbè. Allora, ascoltate, ora, colui che pianta, ora, io, Paolo, come savio architetto, ho posto il fondamento, gli apostoli hanno posto il fondamento, non si può porre un'altra volta il fondamento. La parola di Dio dice in Apocalisse, guai nell'ultimi capitoli, nell'ultimo capitolo, guai a chi aggiunge, guai a chi toglie. Il fondamento si pone una sola volta, non stiamo aspettando nuove rivelazioni, nuovi fondamenti, nuova parola. Il fondamento è già stato posto, basta, fine. Lui, Paolo, come savio architetto, vedete che la Chiesa è considerata come fosse una costruzione, ho posto il fondamento, gli altri edificano sopra. Non si pone più il fondamento, ciascuno riguardi come egli edifica, perché non si può porre altro fondamento se non quello che è stato posto, il quale è Gesù Cristo.
Alleluia. Quelli che sono venuti dopo erano missionari, ma il termine missionario non esisteva, e allora venivano chiamati apostoli. Ma c'era una grande distinzione tra i primi 12 apostoli, che avevano tutti questi ministeri, tutti i 9 doni che sono descritti in Prima Corinti capitolo 11, e quell'altri che verranno dopo, che erano dei semplici missionari, magari con qualche dono. Gloria a Dio. Vogliamo andare in Efesi? Efesi 3 dice che potete leggendo conoscere qual sia la mia intelligenza del mistero di Cristo, il quale non fu dato a conoscere nelle altre età ai figli degli uomini, come ora è stato rivelato a chi? Ai santi apostoli e profeti di esso in spirito, affinché questi, avendo ricevuto tale rivelazione, potessero porre il fondamento. E una volta posto il fondamento, come scritto qui, allora noi possiamo edificare sopra. Verso numero 10, Prima Corinti 3, allora noi possiamo edificare sopra in virtù di quello che è scritto, senza nulla aggiungere e nulla togliere. Non andate a prendere un verso e limitarvi a quel verso. Cerchia ristretta. Non esiste una rivelazione nuova. Non esiste una rivelazione nuova, ivi compreso il ministero profetico. Piano piano, in Pietro dice che noi abbiamo la parola profetica più ferma di ogni tempo. Tutta la Chiesa è apostolica perché è fondata dagli apostoli. Tutta la Chiesa è profetica perché è fondata dagli apostoli e profeti. E tutta la Chiesa annuncia la profezia biblica. Non serve ricevere chissà quale rivelazione per dire: qui a Roma ci sarà un terremoto. Certo, ci sarà, dice la parola di Dio, terremoti in tutte le città. Questo profeta Obur che va in giro a dire ci sarà un terremoto qui, ci sarà un terremoto là, perché non dice l'anno, l'ora, il minuto esatto in cui ci sarà? E poi basta una sola profezia, non azzeccata, perché questo si chiama azzeccare, cioè vaticinare, per squalificarlo. Sempre sti attributi, profeta, chiamami così, chiamami cosà. Noi dobbiamo abolire non solo i falsi profeti, ma anche i falsi fratelli che predicano barbarità. E quando qualcuno denuncia queste cose, ci dicono: tu non hai amore. Wow. Che cos'è un profeta nel Nuovo Testamento? Il gravissimo errore che si fa, a proposito dei legalisti del web, che dicono che non bisogna conoscere il linguaggio originale della parola di Dio, per essere dottore della legge, sì, beata te, e chi parla non è dottore della legge, io non sono dottore della legge. Quello che noi dobbiamo capire è che questo santo libro, benedetto sia questo santo libro, la Bibbia, non è stato scritto in italiano, è stato scritto in ebraico antico per l'Antico Testamento e greco antico per il Nuovo Testamento. E il linguaggio è alle volte un linguaggio molto più ricco di quello che viene riportato nella traduzione, anche se pur in italiano, comunque se ti metti a indagare nei vocabolari troverai che comunque ha lo stesso significato. Molte persone, se non tutte le persone, comunque il 99% delle persone, pensano, immaginano, presuppongono che profetizzare, profezia, significa predicare ciò che avverrà, cioè
fare una profezia dicendo, che ne so, domani alle ore 5 succederà questa cosa qua. Pensano che sia questo il significato unico di questo termine. In verità, questo non è altro che uno dei significati, e non solo uno dei significati, non è neanche il primo dei significati. Quando tu leggi la parola profezia, profetizzare, nel Nuovo Testamento, la leggi in greco, profetai, e tu prendi il vocabolario del greco antico, eccolo qua, il roci, e vai a vedere praticamente, e ve lo voglio far vedere, ok, allora, ok, va bene, questo è, eccolo qua, questo è il roci, ok, eccolo qua, vocabolario, eccolo qua, ok, roci, vedete, eccolo qua, elenco delle abbreviazioni, insomma, adesso andiamo a cercare la parola, appunto, profetai, profeta, eccolo qua. Allora, questo alf, alef, alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda, mi, mi, chi, eccetera, eccetera. Questa è la P, vedete, P, P, R, omicron, sigma, sigma, tau, trovato, ecco qua. Allora, dove sta la penna? Chiedo una cortesia, quando leggete mettete sempre la penna e non il dito ai fratelli che fanno i cosi, perché io non riesco a seguirvi col ditone a tutti quanti, invece con la penna è meglio. Ovviamente io ho sta telecamera, sta webcam che fa pietà e compassione. Allora, qui abbiamo profeteia, il termine profeteia, eccolo qua, profeteia, qui c'è profeteuo, ok. Allora, profeteia, profeteia significa profezia, profezia, dono, spirito profetico, oracolo, vaticinio, ispirazione divina per istruire, per spiegare le scritture, fare profezie. Cioè fare profezia con la scrittura in mano, dicendo alla luce della scrittura quello che avverrà nel futuro. Andando avanti, profeteuo significa sono profeta, sono interprete del volere divino, poi significa vaticinio, preannuncio, profetico, faccio il profeta, profetizzo, interprete, ispiratore, vaticinare, vate, interprete di una dottrina, annunciatore, proclamatore. Araldo, interpretatrice, ispirata, interpretare. Basta così. Messa bene? Ma si è messa male. Mo sì. Va bene così. Sa, quindi, quando noi leggiamo la parola profeta, o profetizzava, o profetizzavano, o profetizzavano, significa in primo luogo annunciare la parola di Dio, intesa come insegnare la dottrina di Dio, e poi significa anche annunciare il futuro. Ora, tutto questo noi comunque lo troviamo
nella scrittura, facendo una buona esegesi biblica, senza andare al vocabolario della lingua greca, ovvero anche utilizzando i semplici vocabolari della lingua italiana, che ritroviamo gli stessi significati della lingua originale greco antico. Per esempio, se io vado in Corinti, prima Corinti, vado nel capitolo 14, nel capitolo 14, il verso 3, leggiamo: chi profetizza ragiona agli uomini in edificazione, esortazione, consolazione, mentre invece chi parla linguaggio strano edifica se stesso. Ma chi profetizza, che ragiona, una dottrina, non è un qualcosa che riceve di questo, quindi lui semplicemente ripete a pappagallo e non ragiona, no? Quindi insegna dottrina. Io voglio bene che tutti parliate linguaggi, ma molto di più che profetizziate, cioè che possiate portare la parola di Dio. È maggiore chi porta la parola di Dio che chi parla linguaggi, perché chi parla linguaggio edifica se stesso. E devi parlare in lingue per edificare se stesso. Ma quando ti rivolgi agli altri, tu non ti puoi rivolgere parlando in lingue, a meno che non c'è qualcuno che interpreti, ma ti devi rivolgere con la parola di Dio. Ma andiamo piano, andiamo piano. Allora, andiamo piano. Romani 16, nel verso 6 dice, no, Romani 12, verso 6 dice: ora, avendo noi differenti doni, secondo la grazia che ci è stata data, se abbiamo profezia, sta parlando dei doni, se abbiamo profezia, non sta parlando di ministerio, ma sta parlando di doni, se abbiamo profezia, profetizziamo secondo la porzione della nostra fede. Cioè, se profetizzare significasse solamente annunciare il futuro, come posso annunciare il futuro secondo la mia fede? Io credo che domani ci sarà un terremoto, ma è ridicolo! Fede, tra i mille significati, significa conoscenza, significa dottrina. Perché io, fede, credo che Gesù Cristo è morto, che Gesù Cristo è risorto, che Gesù Cristo è Dio, che c'è un inferno, che c'è un paradiso. È una conoscenza, è una dottrina. Quindi io profetizzo, cioè parlo, insegno, preannuncio, predico, secondo la mia conoscenza, secondo la fede, secondo quello che conosco, secondo quello che ho potuto leggere nella parola di Dio e comprendere nella parola di Dio. E qui sta parlando di un dono, perché un conto sono i ministeri e un conto sono i doni. Alcuni dicono: c'è uno che è venuto da me e mi ha detto tutto quello che c'avevo nel cuore, mi ha detto quello che m'era successo, quello che avevo fatto e quello che mi succederà se fai questo, questo e quest'altro. Certo, ma quello non è un ministerio, quella è un dono, si chiama parola di conoscenza, e altrove dirà parola di scienza. Se tu leggi Prima Corinti, capitolo 11, sì, Prima Corinti, perché fanno minestrone tra ministeri, tra doni, mischiano tutto. Dice, Prima Corinti 11, aspetta che lo vado a prendere nella mia Bibbia, perché ce l'ho sottolineato. No, non è Prima Corinti 11, è Prima Corinti 12. E mi sono sbagliato. Oh, voi lo sapete che io mi scordo pure quando sono nato. Non è colpa mia. Allora, i versi sono 7. Ciascuno è data per la manifestazione dello Spirito, per ciò che è utile, per ciò che è espediente, poiché a uno è data per lo Spirito parola di sapienza, a un altro per il medesimo Spirito parola di scienza,
Quindi alcuni gli viene, c'hanno questo dono che ti vedono quello che c'è nel cuore. Il Signore gli fa comprendere, gloria a Dio. Ed è un ministerio, gloria a Dio, non è un ministero, sono doni che Dio dà per l'edificazione del corpo della Chiesa, affinché tu dentro la Chiesa locale, perché qui sta parlando a una Chiesa, ci sono le Chiese, anche se la Chiesa è una. Però si può dire chiesa al plurale, perché la parola di Dio parla di chiese al plurale, pur essendo una, per esempio le sette chiese che si trovano in Apocalisse. Ma ai legalisti del web della predestinazione, guai, ti pesano sempre le parole. Se dici chiese, se dici chiesa, se per chiesa intendi locale di culto, guai, guai, ti pesano tutto. Lasciamo stare. La Chiesa è una. Ma per farci capire, ci sono le chiese, cioè le comunità, le riunioni, e qui ci sono in ogni chiesa, c'è il proprio pastore, l'anziano, gli anziani, persone con dei doni, se spera, eccetera, eccetera, eccetera. Ad un altro è dato fede, ma perché non avevamo tutti la fede per essere salvati? Qui parla di una fede particolare. Ad un altro doni delle guarigioni, ad un altro medesimo spirito operazioni potenti, ad un altro profezia, ad un altro discernere gli spiriti. A casa mia qualcuno ci ha avuto questo dono, è tutta un'avventura. Ad un altro diversità di lingue, alcuni dicono vedi che non tutti hanno le lingue, che perché allora qui dice che non tutti hanno la fede. Certo che tutti hanno la fede, qui parla di una fede particolare e qui parla di delle lingue particolari. Ma tutti i battezzati di Spirito Santo parlano lingue, se no non sei stato battezzato. Ad un'altra interpretazione delle lingue. Quindi ci sono persone che non è che hanno un ministero mondiale come sto falso profeta Howard, che vanno in giro a dire qui ci sarà un terremoto, ma che vai dicendo la parola di Dio dice che ovunque ci saranno terremoti, non avevamo bisogno di te per sapere che qui in Italia ci saranno dei terremoti. Falso profeta. Quindi distinguiamo i ministeri dai doni, parola di scienza, parola di conoscenza, discernimento degli spiriti. E profetizzare significa qualsiasi persona può ricevere una visione da parte del Signore, un sogno, una parola, una rivelazione. E fare in modo eccezionale una profezia, come è successo, e dire succederà questa catastrofe, succederà questo terremoto, amen. Ci sono sogni, visioni, amen, ma Dio non parla attraverso sogni e visioni, parla attraverso la parola di Dio. E quando il Signore ti manda un sogno e o una visione, siccome è la parola di Dio che parla, la gente, la Chiesa, come scritto in 1 Corinti 14, 29, deve giudicare alla luce della parola di Dio se quel sogno, quella visione non va contro la parola di Dio. Ecco qui che la parola di Dio rimane sempre l'epicentro, il centro, il fondamento. Profetizzare, il primo significato del termine profetizzare significa insegnare dottrina o apportare dottrina. Ecco qui che molti, ignorando queste cose, alle donne l'hanno sempre messa al cantuccio. Zitta, tu sta zitta, non di niente, zitta, zitta. Solo puoi profetizzare se ti casca un fulmine in testa e vedi una cosa, allora puoi aprire la bocca, ma stai calmo, sto parlando... Non sto parlando dei ministeri, con le donne, non sto dicendo questo, gloria a Dio. Ma addirittura le fate stare zitte in alcune comunità, ormai non più, ma nel passato, proprio per non conoscere queste cose. Gloria a Dio, ma questa è un'altra storia, non voglio mettere troppa legna sul fuoco, ci mancherebbe. Benedetto è il santo nome del Signore. Bene, nell'Antico Testamento Dio mandava i profeti e i profeti portavano la parola di Dio e portavano anche il futuro. E questo è durato fino a Giovanni il Battista, come scritto in Luca 16.
Luca 16, il verso non me lo ricordo. 16. Legge e profeti sono fino a Giovanni, punto. Poi vengono gli apostoli e portano il Nuovo Testamento e, come dire, apostoli e profeti finiscono e finisce là tutto. Noi non stiamo più aspettando il profeta che viene da non so dove, perché ci deve portare che ci sarà quale terremoto, ce lo dice la parola di Dio, ci dà tutte le profezie. L'escatologia serve a questo, per capire le profezie della fine dei tempi. Tu le conosci quali sono, ce ne sono almeno 100 di profezie che determinano che siamo alla fine dei tempi, le conosci? Sono 100, più di 100, ma almeno 100, le conosci? C'è bisogno del profeta o del predicatore? Sono scritte nella parola di Dio? Ho fatto un video intitolato Terza Guerra Mondiale, dove elenco 40 profezie. C'è bisogno del profeta che mi viene a dire che qui ci sarà un terremoto, che ci saranno segnali nelle... Sai che hanno mandato una sonda nel sole? E la parola di Dio ci dice che ci saranno stati dei forti segnali nel sole. Oggigiorno abbiamo dei forti segnali nel sole. Sai quali sono questi segnali? Stai seguendo le notizie. Hai bisogno del profeta per capirlo. Chi dice che oggi c'è il ministero profetico mondiale? Fatti fare il nome. Mettili alle strette. Dimmi, fammi un nome. Allora, che c'è scritto qua? Seconda Tessalonicesi. Ah, sì, Seconda Tessalonicesi, sì, 2. Sì. Dio dice che manderà efficacia di errore affinché credano alla menzogna, a ciò che siano giudicati tutti coloro che non hanno creduto alla verità, ma si sono compiaciuti nell'iniquità. Uno un giorno ha fatto sto scherzetto, in senso rispettuoso lo dico, dice: ma Dio getta in confusione? E tutti quanti: no, Dio non getta mai in confusione. Ah, e siete sicuri? Dice: sì, bene, invece sì, Dio getta in confusione. Come? Dio manda in confusione, sì, non che sia un Dio di confusione, eh? No, Dio non è un Dio di confusione, è un Dio di ordine e di luce, ma il grande Signore di ordine, di luce, di potenza, getta in confusione chi si ostina a fare il male. Ricordatevi di Faraone, che si ostinava nel fare il male, alla fine l'ha gambizzato. È arrivato il suo momento, è ora che te ne vieni all'inferno, però sai che c'è, invece di ammazzate subito, per questo ti ho suscitato, ti lascio ancora in vita, in maniera tale che tu possa ottemperare a determinati disegni che io ho intenzione di fare ai fini di liberare il mio popolo. Punto. Seconda Timoteo 4, l'Apostolo Paolo nel verso 14, fa il nome di Alessandro, il fabbro di rame, e dice che è un maligno e che la pagherà cara. Guardati da costoro. Così i veri figli di Dio avvertono, come scritto in Ezechiele 33, io ti invito a leggere Ezechiele 33, i veri figli di Dio avvertono dei falsi profeti. Avvertono. Fanno nomi, cognomi, e poi arrivano i pischelletti con 4 anni di fede. Eh? Tu non hai amore, te lo dico io come si battezza. Io te lo dico, nel nome di Gesù, tu non hai amore. Che non sono mai stati sottoposti a niente, a nessuno. Certo, perché ci deve essere un ordine in una famiglia. Non si sa a quale chiesa appartengono, non si sa niente, da dove vengono. E che predicano barbarità. Dice: mi ha mandato il Signore. Oh, vedo, il Signore ti ha mandato a battezzare nel nome di Gesù. Oh, vedo.
a promuovere il legalismo, a promuovere che tutti se devono vendere casa e darlo ai poveri? Ma la parola di Dio non insegna che sì, che dobbiamo aiutare i poveri, certo, ma che prima dobbiamo pensare a quelli di casa mia? Se io ho dei figli, non gli devo dar da mangiare ai miei figli. Se i miei figli si ammalano, io non devo avere dei soldi da parte, perché se li porto a fare 4-5 visite specialistiche in un mese mi partono 1000 euro? Ah, ma ci pensa, ma quale chiesa ci pensa? Quale? Quella tua? Che oggigiorno stanno tutti disastrati. E prendono il libro dei Fatti degli Apostoli, il libro storico, come libro dottrinale? E perché Cronache che è? Un libro, non è un libro storico, Cronache. Re non è un libro storico. Fatti degli Apostoli non è un libro storico. Quando io dico queste cose, questi giovanotti, ma tu non capisci niente. Che poi vi si possa trovare della dottrina, questo è un altro discorso, ma non è un libro dottrinale. Ma la storia è molto più complessa, molto più articolata, bisognerebbe fare un altro video di 2 ore. Il video è finito, io ho finito, e mo me ne vado a mangiare, che sono pure stanco, però sono in ferie. Ok. Vabbè, questo è stato il video. Voi volete credere che ci sono i profeti? Lo volete credere? Il ministero profetico? Credilo. Io ho avvertito. Il video è questo. Come dice il fratello Pietro, a voi l'ardua sentenza. Chi ha avuto, ha avuto. Chi ha dato, volemose bene. Qualcuno dirà scandalo per questa frase. Ma sì, non so queste le cose. Non è il braccialetto della sorella che te deve scandalizzare. Non sono queste le cose che vi devono scandalizzare, sono ben altre le cose che vi devono scandalizzare. L'orecchino della sorella, un scandalo, aiuto. Vi saluto. Ciao.